Dal mio punto di vista assolutamente sì, nel senso che ho avuto l'onore, la fortuna, fortuna in tutti i sensi di poter far parte per qualche anno della Fashion Week di Milano, grazie a un progetto della Camera Moda che c'è appunto a Milano. Ero stata inserita in un progetto molto interessante che si proponeva di lanciare 6 designer emergenti in Italia, un po' in tutto il mondo. Quindi abbiamo fatto la Fashion Week, la Fashion Week di Tokyo, quella di Mosca, e ho fatto un po' di esperienza sul terreno che è quello vero, non è quello nostrano di Torino e dintorni. E ho potuto toccare con mano la brutalità dell'ambiente, quindi di lì un po' ho deciso di allontanarmi e tornare sui miei passi, nel senso che la dimensione di Torino è più giusta per me, non tanto per un discorso di quantità, ma proprio per un discorso di qualità. È molto difficile lavorare nella moda, ci sono veramente gli sciacalli, esistono gli sciacalli. Assolutamente sì, esistono in tempi di crisi e anche in tempi non di crisi, sono proprio i malati del fashion che però fortunatamente non conosco, nel senso che non facendo appunto delle cose di moda non incorro in quei rischi, però esistono, è una certezza, c'è gente che diventa malata per l'ultima collezione di Gucci, sì. Non mi avevano detto che era un lavoro da maschi, nel senso che la maggior parte delle mansioni, dallo stile alla modellistica al prodotto, è sempre gestita in qualche modo, supervisionata da uomini. È una battaglia aperta.